Stiamo un po' perdendo un po' di tempo, ma volutamente, perché il professor Bellardelli, non dico che ha perso l'aereo, ma quasi, perché in aereo hanno poi l'Alitalia ha costretto i passeggeri a scendere perché c'era un guasto tecnico, comunque sarà qui fra una ventina di minuti. Ci scusiamo per questo disguido. Volevo dire, per quanto riguarda il forum, questa è l'ultimo incontro che noi facciamo per diciamo, la pausa estiva e riprenderemo a settembre, ottobre, a vacanze concluse. Tutti conoscete la professoressa Mongiano, preside o dirigente, come si dice oggi, scolastico del liceo Botta, per cui quasi non c'è bisogno di alcuna presentazione per quanto riguarda lei. Io la conosco, diciamo, relativamente da poco tempo, però ne ho apprezzato le sue qualità di donna che decide fermamente le cose che bisogna fare. Questo lo dico perché ultimamente abbiamo fatto al liceo Botta un ciclo di incontri che hanno riguardato l'evoluzione prima dell'universo, poi dell'uomo e poi per ultimo l'evoluzione del pensiero. La professoressa Mongiano ci ha messo a disposizione tutte le facilities del suo istituto, ha invitato gli studenti che poi sono rimasti molto ben colpiti da questo ciclo di conferenze e soprattutto si è resa disponibile per il futuro per quanto riguarda iniziative che noi come forum possiamo prendere destinate ai ragazzi. La professoressa Mongiano adesso presenterà, anche se arriverà fra qualche minuto, il professor Bellardelli. Io le do la parola e ci scusiamo ancora per questo piccolo inconveniente che è successo. Grazie. Così mi gestisco meglio. Grazie, buonasera. Sono io che ringrazio il forum soprattutto per l'iniziativa cui l'ingegnere Restivo accennava. È stata un'occasione formativa non solo per i ragazzi, in realtà per tutti, perché gli interventi erano veramente di grande qualità. Su tutto il resto che lei ha detto lo cercherò di farlo sapere a Roma. A proposito anche di quello che diremo dopo. Il nostro ospite che sta per arrivare, il professor Giovanni Bellardelli, è professore ordinario per il settore scientifico disciplinare storia delle dottrine politiche e insegna attualmente appunto storia delle dottrine politiche e sistemi e modelli politici presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Perugia. È laureato in lettere con una tesi in storia delle dottrine politiche, ugualmente ha frequentato un dottorato all'Università di Urbino per la storia dei partiti e movimenti politici, è stato quindi nella sua carriera prima in servizio come ricercatore sempre di storia delle dottrine politiche, poi professore associato e infine appunto professore ordinario. Fa attualmente parte del collegio dei docenti dei seguenti dottorati: politica, politiche pubbliche e globalizzazione dell'Università degli Studi di Perugia, politica, istituzione e storia per l'Università di Bologna, e referee al MIUR per la revisione dei progetti di ricerca, socio ordinario dell'Associazione Italiana degli Storici di Dottrine Politiche, socio della Association for the Study of Modern Italy del Regno Unito, componente del consiglio direttivo della rivista di politica, componente del comitato scientifico degli annali della Fondazione Ugo La Malfa. I suoi principali ambiti di ricerca sono rappresentati dallo studio del pensiero politico di Mazzini,
dell'ideologia del fascismo, del rapporto intellettuali e politica nel XX secolo. Analisi del sistema politico italiano dalle trasformazioni della democrazia nel mondo contemporaneo. Elencando solo le pubblicazioni più recenti, tra i volumi, mi piace ricordare Mazzini per l'edizione del Mulino, l'ultima edizione del 2011, e La catastrofe della politica nell'Italia contemporanea per una storia della Seconda Repubblica, Soveria Mannelli, Rubettino 2014. Nei saggi, per la rivista di politica, saggi del luglio-settembre 2013, La morte della patria, il dibattito sui fondamenti ideali della Repubblica, nel volume di ottobre-dicembre sempre 2013, Senza vie d'uscita, i limiti strutturali delle politiche democratiche, e per le edizioni ETS 2013, Il fascismo e Mazzini, nella pubblicazione Quale risorgimento, interpretazione a confronto tra fascismo, resistenza e nascita della Repubblica. Quindi mi sembra che il nostro interlocutore di questa sera abbia un curriculum di tutto rispetto per quanto riguarda una interpretazione del mondo della cultura e della politica che deve essere accompagnatrice appunto della cultura, nonché naturalmente un esperto universitario che ha anche effettivamente diverse relazioni con il Ministero. Inoltre è editorialista del Corriere della Sera e ritengo di sottoporre alla vostra attenzione, ma ritengo che abbiate avuto l'occasione di leggerlo, l'articolo che ha scritto verso la fine di aprile sul Corsera, naturalmente, dal titolo La scuola merita più rispetto. Un articolo che sul quale io direi torneremo poi alla sua presenza, naturalmente, in cui ha analizzato, direi anche in modo molto pacato, la fotografia del momento, e cioè quando verso la fine di aprile ci siamo trovati a vedere licenziato dal governo un disegno di legge che doveva passare all'esame delle Camere, e quindi è passato prima alla Camera dei Deputati, e come sapete ha avuto alterne vicende. Tralascerei un momento i precisi contenuti per i quali avremo modo appunto di dibattere insieme con lui, e darei invece uno sguardo insieme con voi su quello che è il testo del disegno di legge 2994, che è stato licenziato il 20 maggio scorso dalla Camera, con, giusto per essere precisi, 316 voti a favore, 137 no e un astenuto. Oggi il Senato avrebbe dovuto iniziare l'esame, dico avrebbe perché non ho avuto modo di sentire notiziari, con un termine per la presentazione degli emendamenti sul 1° giugno, un tempo direi molto, molto ristretto. Ecco, quello che viene denominato riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti si presenta come un testo abbastanza variegato, iniziando naturalmente con una presentazione di finalità, all'articolo 1 infatti si cita oggetto e finalità, ed è forse, devo dire, uno dei pochi punti in cui viene citato per esteso il
più importante dei decreti, a mio avviso, di questi ultimi, diciamo pure 15-20 anni, cioè il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 99, 275, il cosiddetto decreto dell'autonomia. Possiamo dire che al di là di qualche piccola variazione, probabilmente più lessicale che contenutistica, in realtà appunto l'articolo 1 fa riferimento a questo importantissimo momento in cui la politica italiana ha voluto forse prendere in considerazione una decisa variazione rispetto allo status quo della fine del millennio. Dopodiché il testo inizia vero e proprio, inizia con un capo secondo, autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa. Ecco, in questo caso è qui forse un po' la novità, tra virgolette, novità. In realtà è proprio dal 99 che noi aspettavamo, ma lo stiamo ancora aspettando del resto, il cosiddetto organico dell'autonomia, e cioè un organico di personale docente che effettivamente possa essere costruito o perlomeno ritagliato intorno al profilo dell'offerta formativa delle singole scuole. In realtà, in tutto questo tempo, dal 99 ad oggi, sono passati, ahimè, tanti anni, ne abbiamo sempre sentito parlare, ma non ne abbiamo mai vista l'applicazione. Anzi, al contrario, anche, soprattutto poi, a causa della grave crisi che tutti conosciamo, abbiamo dovuto assistere ad un taglio di ogni genere, verticale e orizzontale, rispetto alle dotazioni organiche dei docenti e anche del personale ATA. Faccio questi riferimenti con un inciso personale, perché prima di arrivare al liceo Botta io dirigevo un istituto comprensivo e quindi ho visto anche tutta l'applicazione della sempre cosiddetta riforma Gelmini a partire dall'infanzia, dalla scuola dell'infanzia, e ho potuto vedere quindi quanto si è operato, direi proprio strutturalmente, dal punto di vista dei tagli. Peraltro, scorrendo tutto il testo nelle diverse pagine, devo dire che una delle frasi più ricorrenti è questa: nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. E leggendo questo, che in questo caso nel testo è stato aggiunto dagli emendamenti della Camera, ma in realtà in molti altri casi già sussisteva, ci mette subito, ecco, per noi tecnici della scuola in un moto di grande preoccupazione, perché se tutto rimane invariato non sappiamo esattamente come effettivamente possa partire questo organico funzionale. Siccome io non so, ma credo che tra il pubblico non tutti siano proprio, come dire, addentro alle cose di scuola o comunque alle cose di scuola oggi, questo organico funzionale vorrebbe appunto dire che dovrebbe essere costruito, chiaramente con dei limiti, ma in funzione di quella che è la progettualità di un istituto fatta proprio per offrire dei percorsi che non solo siano quelli ordinamentali, ma permettano anche una apertura di approfondimenti appunto a carico di personale docente in organico d'istituto,
per migliorare e le conoscenze e le competenze dei ragazzi e, diciamolo pure, perché è quello cui comunque dobbiamo tendere, naturalmente quella che in gergo sovente viene definita in generale lo standard della performance dei ragazzi, degli studenti. I propositi, specialmente nell'elencazione di tutti quelli che possono essere gli obiettivi formativi, sono molto interessanti, sono anche molto ricchi, vanno tutti nell'ordine della valorizzazione e del potenziamento di tutte le possibili competenze. Elenco le linguistiche, matematico, logiche, scientifiche, musicali, arte, storia dell'arte, cinema, tecniche, media, produzione, diffusione, immagine, suoni, eccetera, eccetera, naturalmente con anche grande collegamento sul territorio. Non dimentichiamo naturalmente tutte le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, che sono importanti, lo sviluppo dei comportamenti responsabili, il potenziamento di tutte le possibili discipline, anche quelle motorie, ispirate al sano stile di vita, competenze digitali, metodologie laboratoriali, eccetera, eccetera, prevenzione, contrasto, dispersione, eccetera. Ecco, praticamente è stata la riscrizione, in questo caso, che voleva essere una riscrizione coordinata e forse meglio ridefinita, ecco, in una serie così elencata, di tutte le ordinanze, le circolari ministeriali che si sono seguite negli anni, direi, dal ministro Fioroni in avanti, anche qualcosa probabilmente già prima. E devo dire, per dare uno sguardo in generale, che è apprezzabile il fatto che soprattutto si tenda a cercare di dare un completo riordino delle disposizioni vigenti con un nuovo testo unico. Ma questo in realtà, all'esame particolareggiato di tutte le parti, non compare. Non compare perché in realtà nell'elencazione di tutti i capi mancano effettivamente diverse parti. Noi passiamo ad analizzare, per esempio, un percorso formativo degli studenti che ci dice in modo generico un'introduzione di insegnamenti opzionali, specialmente nel secondo grado, nel secondo biennio e all'ultimo anno, con l'utilizzo della quota dell'autonomia e degli spazi di flessibilità. Ma questo già lo facciamo. La novità, se vogliamo, perché dovrebbe essere strutturata con le nuove tecnologie, sarebbe quella del curriculum dello studente con un profilo che crea un'identità digitale e quindi un portale generale unico dello studente. E questo, di nuovo, io credo che potrebbe essere, come dire, una definizione, non mi si fraintenda nella definizione, ecco, di buona volontà, nel senso che sono attività che il Ministero ha messo in atto, ma sono attività che poi non hanno mai raggiunto effettivamente il completamento del ciclo e quindi non sono mai arrivate ad una definizione completa e effettivamente efficace ed utilizzabile. Si parla di scuola e territorio, naturalmente, come anche di lavoro, perché è giusto che così sia, con una migliore definizione forse dell'alternanza di scuola e lavoro. Giustamente ci si occupa dell'insegnamento presso gli istituti penitenziari e ci si occupa anche di istituti tecnici superiori, cioè insomma parliamo del post-diploma degli istituti, che è una cosa molto importante. Si parla di innovazione digitale e di didattica laboratoriale, questo è molto importante, anche in questo senso i nostri giovani naturalmente hanno bisogno di
di una didattica differente da quella che è stata naturalmente utilizzata con noi, non perché quella di oggi sia migliore, ma perché effettivamente la società, come le innovazioni della tecnologia ci sono, la società appunto è cambiata nell'uso delle strumentazioni e quindi questo è necessario, anche se poi il Premier dice che le LIM sono pesanti. Ma entrerei, le LIM sono le lavagne interattive multimediali, che sono praticamente delle lavagne a schermo, dei display che sono collegati con un proiettore e che permettono sia l'utilizzo, come dire, in modo moderno di quello che era l'utilizzo del gesso sulla lavagna di Ardesia di una volta, ma in realtà ci permettono tanti collegamenti via internet e permettono soprattutto ai professori di creare le loro attività. Dobbiamo ringraziare molto il professor Belardelli. Buonasera, professore. Ha contato una giornata terribile. Professore, volete con l'accomodarsi qui? Prego. L'importante è avercela fatta. Soprattutto che si siano accorti che l'aereo era rotto prima che partiste. Prima che voi partiste. Questa mi sembra una cosa assolutamente importante. Assolutamente importante. Io avevo iniziato con un breve, no, neanche tanto forse, esame del testo licenziato dalla Camera, ma io credo che adesso forse potrebbe essere più interessante, no, dare spazio naturalmente al nostro ospite. Io mi sono permessa, nell'attesa di dare alcuni dati rispetto al suo curriculum e quindi presentarla praticamente, e come docente e come editorialista del Corriere della Sera, e facevo proprio riferimento al suo articolo della fine di aprile scorso, La scuola merita più rispetto, dove già il titolo mi era sembrato importante. L'unica cosa che non ho scritto io, però, perché dai, il titolo. Ah, sì? No, assolutamente sì. Non ve li lasciano. No. Ecco. Però era importante, del resto si desumeva. In questo articolo lei praticamente ci rappresenta come, no, diciamo così, intanto rappresenta un pensiero che noi lavoratori, così diciamo, tecnici, professionisti della scuola in tanti abbiamo fatto, e cioè che è arrivato l'ennesimo ministro e l'ennesimo ministro ci propina l'ennesima riforma, laddove è effettivamente un'impresa più di quella di oggi di volare da Roma a Torino, riprendere un sistema così complesso con una sovrapposizione anche proprio di tantissime leggi, laddove c'erano invece intanto delle emergenze, che erano le prime, emergenze molto concrete, che forse avrebbero potuto essere il punto di inizio di una risistemazione, se così si vuol dire, ma mi sembra che possa essere una definizione appropriata rispetto al titolo appunto del disegno di legge. E quindi trovo da segnalare, ecco, questa frase: sarebbe stato meglio utilizzare parole di verità, spiegando al Paese come, non potendosi fare miracoli, occorresse mettere d'accordo la necessità di assumere i precari, anche in conseguenza di una sentenza della Corte di Giustizia europea, con la salvaguardia di spazi di accesso per i giovani aspiranti insegnanti.
E poi giustamente il riferimento anche alla questione della politica scolastica che ha prodotto risultati minimi anche per carenza di risorse. E come vedete quindi torniamo anche su questo secondo grande punto gravosissimo della mancanza di finanziamenti che continuano a non arrivare alla scuola. Sono due punti di assoluta concretezza. Non so se lei vuole partire da qui o se invece preferisce, però sono due punti che naturalmente noi viviamo nella scuola quotidianamente, anche magari con pieghe e sfumature diverse a seconda che si sia docenti, docenti di ruolo, docenti precari oppure presidi, però la sentiamo molto, quella poi della politica di edilizia scolastica diremmo che è a livello quasi di tragedia. Grazie, sì, cercherò, se non si sentisse ditemelo. No, io così mi ero appuntato alcune cose a partire da questo progetto di riforma, ma non solo relativamente al progetto di riforma. Anzitutto, come io non sono un esperto, diciamo, non ho una esperienza diretta della scuola, se non diciamo che però è un'esperienza anche abbastanza significativa, perché vedo gli studenti che escono dalla scuola e vengono all'università. E quindi vorrei partire da questo per dire che dal mio punto di vista, diciamo, il problema c'è ed è grosso, cioè abbiamo un livello di analfabetismo, sì, mi dispiace, ma io temo che uno studente che mi chiede la tesi di laurea, perché va interamente riscritta. E a meno che naturalmente, perché poi c'è anche invece lo studente, cioè, questo da dove è venuto fuori? Da Marte, scrive in italiano. Non devo correggere quasi nulla. Si ha l'impressione che rispetto alla differenza tra lo studente, diciamo, che non sa scrivere e lo studente che invece incredibilmente sa scrivere, la scuola sia stata non rilevante. Cioè che non sia stata la scuola a far sì che quello studente sappia scrivere, ma sia stato l'ambiente e la famiglia. Cioè la frequentazione con la lettura dipenda più da ciò che avviene fuori dalla scuola che nella scuola. Quindi credo che appunto non posso non partire da questo punto di vista e segnalando questa esperienza, insomma, mia ma di tanta gente come me che insegna all'università. Domenica scorsa Luca Ricolfi ha scritto cose analoghe sul Sole 24 Ore. Allora, veniamo alla buona scuola. Io parlerò solo di alcuni punti anche perché non so bene di che cosa dobbiamo parlare e quale sia precisamente il progetto, perché è cambiato tanto. Ho letto che è passato il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri a quello approvato dalla Camera da 13.500 a 22.500 parole, che è un dato un po' rozzo, certo, però insomma, è cambiato, immagino che non sia cambiato soltanto in termini di aggettivi e di avverbi. Allora, la prima cosa che penso sia stata un errore in questo presentare questo progetto, poi arriviamo anche a quella questione a cui io tengo molto e che non riguarda solo la scuola, qui lei aveva prima annunciato, cioè il problema del che cosa vuole dire fare delle riforme. Insomma, ho l'impressione che voglia dire un'altra cosa rispetto a quella che di solito fanno i nostri governi o non fanno. Allora, c'è poco da fare, cioè ha tante diverse misure questo progetto di riforma del governo, dall'edilizia scolastica al potere dei presidi al tema appunto dell'esperienza lavorativa per gli studenti, cioè. Però di fatto il centro per l'opinione pubblica, ma anche per come l'ha presentato il governo, è stata l'assunzione di
100.000 precari, poi all'inizio erano mi pare 150.000, eccetera. Questo è stato il problema messo al centro. Allora non si fa una riforma della scuola su questo. Questo è un problema serio di mercato del lavoro che dura da molto tempo, come sapete meglio di me, e siccome mi capita di scrivere Corriere della Sera ormai da molti anni, non so quante volte mi è capitato di riscrivere poi sempre le stesse cose, perché il problema sta lì, è il problema che non si risolve facilmente, perché poi ovviamente io penso che una cosa così delicata come chi insegnerà che cosa ai nostri figli, alle nuove generazioni, eccetera, andrebbe deciso con altri criteri. Però, diciamo così, mi rendo anche conto che andare a dire a persone che comunque hanno insegnato per molti anni nella scuola abbiamo scherzato, appunto, non si può fare. Però, appunto, c'è questo problema di difficilissima soluzione, ma questo, se allora si voleva, bisognava mettere questo al centro, no? Questa riforma della scuola non ha, o se ce l'ha, mi pare che la principale idea forte sia un problema di mercato del lavoro, un problema sociale, come lo vogliamo chiamare, insomma, no? Che è risolto appunto tenendo conto del problema sociale, non è risolto tenendo conto del principio quali sono i criteri selettivi alla luce dei quali noi selezioniamo chi insegnerà alle nuove generazioni e dunque come sarà l'Italia di domani, eccetera, eccetera. Questo non c'entra nulla, naturalmente, no? È un altro problema. Qui io non ho la soluzione, però tanto valeva metterla così, insomma, non, provo un certo fastidio nel voler fare una gigantesca ope legis, assunzione in massa, e nello stesso tempo esaltare la meritocrazia. Dico, guardate, io, dice, di mio avrei applicato questi criteri, però ho questo problema, e onestamente mettere le carte in tavola. Questo mi pare che non è stato fatto. Ho avuto modo di vedere le conseguenze di questi sistemi di, come si dice eufemisticamente in Italia, che è una cosa molto italiana e che non vale solo per la scuola, di stabilizzazione dei precari, di vederlo all'università, in cui sono entrato poi alla fine, questo non interessa oggi, molto fortunatamente, perché appunto ci fu la famosa legge 382 dell'80 che stabilizzò i precari, cioè chi si trovava a passare per la scuola italiana ed aveva avuto una qualche borsa di studio in un certo momento storico, poi è entrato, diciamo, ha trovato le porte aperte e delle discese, e poi non è stato più così. Oggi all'università italiana praticamente non può entrare quasi nessuno. Noi non ci rendiamo conto di quanto questo, cioè del costo che ha, non per le singole persone soltanto, ma per un paese. Quindi le conseguenze di queste politiche si pagano per generazioni. Però bisogna prendere atto che di questo, come di tante altre cose, non c'è poi un interesse nell'opinione pubblica, no? Andava fatto per chiudere, per dire. Poi questo penso, insomma, non c'è secondo me da dire molto altro. Andava fatto un provvedimento ad hoc. Io ho l'impressione che il fatto che il centro di questo, la buona scuola, sia stato lo sbandierare lo strabiliante numero di assunzioni, insomma, mi spiace dirlo, non voglio fare il processo alle intenzioni, però insomma, gli occhi ce li ho pure io, sia stata una cosa abbastanza analoga agli 80 euro che certamente a chi li ha ricevuti hanno fatto piacere, ma altrettanto quella della cosa non mi scandalizza, perché la politica è fatta di queste cose, diciamo così, del tutto legittimamente sono serviti anche a, diciamo così, favorire il consenso per il partito del Presidente del Consiglio, quindi ho l'impressione che ci fosse dietro anche questo ha favorito il fatto che al centro si mettesse questa opera, appunto, che riguardava la gigantesca assunzione dei precari. Poi naturalmente, come spesso succede, è cambiato, questo è diventato una specie di boomerang, c'è stato tutto, appunto, le cose sono andate diversamente. Infatti, diciamo, mi sembra anche che gli accenti del Presidente del Consiglio sono cambiati rispetto alla riforma della scuola, proprio perché gli insegnanti che beneficiava, diciamo così, di 150.000, poi 100.000 assunzioni,
reagivano in quel modo, allora sono state, mi pare che l'accento sia spostato, quello che ai noi si chiama la narrativa, lo storytelling, eccetera, insomma, che un po' si può dire anche le chiacchiere, insomma, si è spostato su altri punti, insomma, no? Potremmo misurare la fortuna e la sfortuna della buona scuola dalla presenza o clamorosa assenza della titolare del dicastero, che in certi momenti all'inizio era scomparsa, perché diciamo c'erano tutto questo blocco di assunzioni e di consenso che, ma ripeto, la cosa non mi scandalizza, che si voleva intestare il Presidente del Consiglio. Quando sono cominciati i guai è ritornata, diciamo, in televisione, sui giornali, il Ministro o la Ministra Giannini. Ripeto, la cosa non mi scandalizza, c'è un problema di assunzione di precari, io li assumo perché spero anche che mi votino, loro e le loro famiglie, però diciamolo, appunto, con la riforma della scuola, una riforma della scuola, questo c'entra poco. Comunque, fatto sta che adesso, al di là di queste assunzioni, 100.000, 106.000, insomma, quelle che poi si faranno, sembra, per l'anno prossimo, insomma, mi pare che questo sta procedendo, no? Questa assunzione in massa. Ecco, allora, io penso che, non so se abbiamo riflettuto, dico abbiamo in generale, se nei commenti che si leggono sulla buona scuola, o se sia a sufficienza osservato, che proprio laddove noi, per tutta una serie di motivi, che forse non sono dei buonissimi motivi, ma sono i motivi che la realtà pluridecennale ci ha consegnato, abbiamo questo problema e lo dobbiamo risolvere una buona volta, proprio perché c'è una assunzione in massa, beh, io credo che ci si debba porre il problema della valutazione, no? E qui vengo al problema dei cosiddetti presidi sceriffi. Allora, insomma, naturalmente, come è noto, c'è bisogno di avere letto 1984 di Orwell, insomma, il potere che determinano le parole, che determina il linguaggio, insomma, è decisivo. Definire preside e sceriffo, insomma, no? Si è già un po' ridicolizzato il tutto. Ora, mi rendo benissimo conto che in un paese come il nostro esistono, così, pericolo di clientelismo, il preside assume o valuta in un certo modo, meglio, una cerchia di insegnanti, un gruppetto di insegnanti, ma figuriamoci, insomma, no? Oltretutto, diciamo, il fenomeno, credo, da quel po' che so, che al fenomeno della sanatoria non siano stati estranei come categoria, no? Come categoria neanche i presidi, per cui poi ci sono presidi di un certo tipo, ci sono presidi di un altro tipo, come vale questo anche per gli insegnanti, però questo che cosa vuole dire? Cioè, il pericolo del clientelismo, quindi non se ne fa nulla. No, bisognerà trovare un modo per valutare le decisioni dei presidi. Io non lo so quale può essere questo modo, ma è del tutto normale che in un settore della pubblica amministrazione o in qualunque struttura minimamente complessa ci sia qualcuno che dirige e dunque decide, se no dirige cosa e decide cosa. Quindi, personalmente mi chiedo se questo, se ho capito bene, comitato di due insegnanti e due genitori che affianca il preside. A me non mi pare una grande idea, vi dovessi dire. Io sono più per il fatto che qualcuno si assuma la responsabilità e poi venga valutato per ciò che fa, cosa non semplice naturalmente. Ma i due insegnanti e i due genitori, appunto, se abbiamo la paura del clientelismo del preside, figuriamoci, appunto, diciamo così, le domande che in certe realtà, non in tutta Italia, d'accordo, possono salire dai genitori, insomma, no? Dalle famiglie. Quindi questo non mi pare la soluzione. E lo stesso non trovo però, appunto, scandalosa l'idea che il preside decida. E anche lì dice sì, ma tutti i presidi non sono in grado. Però, allora scusate, se vale il principio che noi abbiamo selezionato in modo non appropriato, diciamo così, o non sempre appropriato,
tutti gli insegnanti della scuola italiana, che sono circa credo 800.000, un po' di meno, non lo so, allora però diciamo giustamente non è che li possiamo insomma mandare a casa, e questo però vale anche per i presidi, cioè. Allora non trovo neanche scandaloso che il preside da un albo provinciale decida, scelga chi insegna in una scuola. Semmai avrei delle perplessità sul fatto che poi 3 anni e se non ti sei ingraziato il preside vieni rimandato via. Cioè, però credo, allora, qui credo che delle perplessità fondatissime su questo progetto di riforma della scuola abbiano dato l'impressione, che forse questa impressione non è infondata, che ci sia la scuola italiana e chi vi opera abbia un problema con la valutazione. Perché per esempio io penso, scusate il termine, demenziale, un meccanismo di valutazione del singolo insegnante per stabilire quali sono gli insegnanti più bravi, così gli diamo un po' più di soldi. Perché questo, in una struttura relativamente piccola come una scuola, introduce, immagino, diciamo, sul piano dei rapporti umani, delle cose, diciamo così, ingestibili, che avvelenano il clima. No? Cioè, è abbastanza evidente. Poi che facciamo? Dice, quello è l'insegnante bravo. Ma fosse solo che gli diamo 4-8 soldi in più, vorrei sapere chi poi vuole mandare i suoi figli nella classe dell'insegnante non bravo. Nessuno ce li vorrà mandare nel momento, no, in cui mettiamo questi bollini sugli insegnanti. Credo che esista un problema della valutazione, forse è una mia ignoranza, non lo so, del mondo della scuola, e tendo forse troppo a guardare al mondo che conosco invece di più dell'università, ma mi sembrerebbe più sensato che la valutazione corrisponda a dei, così come appunto avviene all'università e in altri posti, a dei momenti della carriera di un insegnante, ma non direttamente legato all'aumento di stipendio. No? Mi sembrerebbe che nella progressione di carriera si possa valutare l'insegnante, insomma. Cioè, il problema è che bisogna introdurre la valutazione come in tutte, insomma, in tutte gli ambiti, diciamo, di attività poi particolarmente delicate come l'attività educativa. Insomma, il problema è a che serve la valutazione. Qui è un mezzuccio per dare un po' di soldi in più, insomma, mi sembra, con il rischio poi di colossale burocratizzazione. Diciamo, l'università italiana sta, diciamo, appresso ormai a una quantità di meccanismi di valutazione oggettiva. Ci sono stati alcuni degli ultimi ministri che hanno avuto l'idea che esistono i meccanismi di valutazione oggettivi. Non voglio entrare su questo terreno, vi faccio un esempio perché l'ho verificato ieri. Allora, ho fatto, diciamo, una domanda online, perché penso di essere una persona ragionevole nelle abilitazioni ultime che ci sono state all'università, è successo di tutto e di più, e quindi dei colleghi mi hanno detto, ma fai la domanda per me, valutatore dei tuoi colleghi. Benissimo, faccio questa domanda. A un certo punto mi si chiede di inserire una monografia laddove questa monografia sia stata recensita, e quindi io verrò scelto o non scelto anche a seconda di questo, da una rivista di fascia A. Lasciamo perdere come sono state definite le riviste di fascia A. La cosa che nessuno si è posto, tutto questo viene quantificato, nessuno si è posto un dato banale, una domanda banale. A me è capitato di recensire dei libri, ma dunque anche di stroncarli. Non importa, cioè in questo meccanismo in cui dobbiamo contare, sommare, in cui le valutazioni si fanno con che cosa? Con la calcolatrice, naturalmente, appunto, nessuno si è posto il problema che se recensisci un libro ne puoi anche parlare male e anche molto male. Insomma, no? Chiusa la parentesi. Però, diciamo, questo problema di a che cosa serve la valutazione, quali sono i suoi obiettivi, mi sembra che ce lo dobbiamo porre. Io appunto penso che ci debba essere la valutazione, mi pare che si stia andando verso qualche cosa che, al di là della retorica sul merito che ormai è imperversa,
non produca altro che o cose negative, o guasti l'atmosfera in una scuola, oppure produce burocratizzazione. Mi chiedo perché, ma me lo chiedo diciamo così accademicamente, perché diciamo ogni tanto mi capita anche di scriverlo, ma naturalmente così per salvarsi un po' l'anima. Dire. Allora, noi ci poniamo questo problema di premiare gli insegnanti migliori. Allora, stabilito che insomma, fare l'insegnante è una cosa difficile, complicata, precaria o non precaria adesso, insomma, faticosa, impegnativa, in una società in cui ormai il credito sociale dell'insegnante è molto diverso da quello che poteva essere 50 anni fa, no? Quindi stabilito tutto questo, io non voglio assolutamente parlare male della classe degli insegnanti in quanto tale, anche perché non ne ho fatto una cattiva opinione nella così, esperienza che ne ho avuto, avendo avuto due figlie che ormai fanno l'università. Ecco, ma mi chiedo però, tutti gli insegnanti, ma anche qualunque genitore ha dei figli nelle scuole italiane, forse non sa esattamente stabilire quali sono gli insegnanti migliori, che è una cosa un po' che spesso diventa impalpabile, però qualche volta un insegnante che non dovrebbe fare l'insegnante lo ha incontrato. Io credo che è difficile nelle scuole italiane non aver avuto un'esperienza di questo genere. Ma perché non cominciamo a diciamo, risolvere questo problema? Perché poi quando c'è un insegnante che, per motivi più vari, non è in grado di fare decentemente il suo lavoro, ogni anno fa danni. Perché non proviamo a allontanarlo dalla scuola, trovare una soluzione, farlo lavorare negli uffici, fare qualche cosa? No, sarebbe una cosa molto più ragionevole, appunto. A che serve la valutazione? Io vorrei che servisse, per esempio, anzitutto a questo. Io non, data allora, non la voglio fare troppo lunga su questo, ma credo che sarebbe anche interessante su questo problema della scuola e della valutazione. Cioè, noi abbiamo, dico come società italiana, da alcuni decenni un problema, e cioè che adesso io non sopporto tutta la retorica sul merito, però che bisogna valutare, che non sia drammatico valutare, che il lavoro di chi insegna consiste nel valutare, no? E nell'essere valutato magari anche. Questo è qualche cosa che è diventato complicato nella società italiana. È diventato complicato perché c'è l'idea che valutare, e io un po' ho sentito questo all'eco di questa idea in molte delle proteste nei confronti del progetto, che pure per tanti motivi non mi piace, di riforma del governo, c'è l'idea che valutare sia discriminare. C'è questa idea, è così, insomma, se volete sapere quello che penso, perché così salto di dirlo, insomma, che è già tardi, se fate, ho provato io ieri, me lo sono anche stampato, un articolo che scrissi su Corriere, un lungo articolo vari anni fa, che faticai a far pubblicare, non a caso, mettete Don Milani, Belardelli 2007, che è l'anno in cui uscito, esce fuori questo articolo, che faticai a far pubblicare perché a un certo punto mi dissero sì che lo dovevo scorciare perché ne avrebbero messo vicino un altro che diceva cose diverse, e allora dissi va bene, mi riprendo l'articolo, non lo pubblico. Ah no, e alla fine uscì come era stato scritto. Per dire, io ho molta considerazione e ammirazione umana per Don Milani, ricordo come fosse ieri, quando a scuola lessi appunto lettera a una professoressa. Sono di quelle impressioni forti che non si dimenticano, però ho visto nella mia carriera scolastica, universitaria, poi dopo, eccetera, i danni che ha prodotto più che Don Milani, che poi insomma aveva anche dei metodi appunto anche piuttosto ruvidi, che oggi non credo che nessun operatore della scuola approverebbe, cioè quello che il suo lascito ha prodotto è stato precisamente questo. Insomma, l'idea appunto che la cultura in fondo,
Cioè, basta leggere il giornale, faceva leggere il giornale, cioè la storia, la geografia, tutto sta nella lettura del giornale. E no, poi se leggono solo il giornale, neanche più leggono quello, si vede quando arrivano all'università la differenza fra chi non legge nulla o legge solo il giornale, chi invece sta in una famiglia in cui ha letto anche dei libri. Ma non voglio soffermarmi su questo, che pure è un problema così, a questo punto, di storia della cultura del paese. Qual è il punto, però? Che se valutare è discriminare, noi facciamo il contrario di quello che dovremmo fare, perché il problema è che se non riusciamo a valutare, non riusciamo neanche a includere, questo è il punto. Una scuola che non valuta è una scuola che non include, è una scuola che non riesce a recuperare il gap che esiste, perché esiste, lo sappiamo, insomma, nell'estrazione sociale e familiare delle persone. Due ultimi punti. L'ultimo è quello appunto della riforma, di come penso dovrebbero essere le riforme. Il penultimo, a proposito appunto dell'impressione che ho avuto io, e credo non solo io, che dietro le proteste degli insegnanti, di tanti insegnanti, perché poi sono così tanti che immagino la penseranno in modo diverso, ci sia però stato anche un problema di non accettare in principio, in linea di principio, la valutazione. Devo dire che ho trovato non un bello spettacolo il boicottaggio delle prove Invalsi e gli episodi che continuano a riprodursi, anche in questo caso, ma laddove invece insomma, i test si sono tenuti, non mi viene la parola italiana, è quello che in inglese si dice cheating, che sarebbe appunto un po' di truccare, no? Cioè, Marcello Dei, che ha scritto un libro sul copiare nelle scuole italiane, adesso non mi ricordo il titolo, ha pubblicato una lettera di un genitore che raccontava di come la maestra di sua figlia delle elementari avesse detto, praticamente fatto capire che i bambini e le bambine più deboli, diciamo così, era meglio che fossero state a casa il giorno del test Invalsi, per non far peggiorare, diciamo, il risultato della classe. E poi durante il test praticamente questa maestra ha dettato le risposte ai bambini e alle bambine. Ci possiamo mettere poi la percentuale così difforme fra nord, centro e sud dei 100 alla maturità. Insomma, credo che la scuola italiana abbia un problema a valutare. E valutare vuol dire valutare positivamente, ma vuol dire anche valutare negativamente. D'altra parte abbiamo un sottosegretario che ha detto che le occupazioni delle scuole sono un fatto educativo. Quindi poi però facciamo i corsi alla legalità. Questa è una cosa che mi dà, cioè c'è dietro un'ipocrisia, ci sono le navi della legalità, ora figuriamoci, le navi della legalità vanno in Sicilia perché vanno per ricordare tutte quelle cose lì che vanno ricordate, però mi chiedo se sia produrre la retorica sulla legalità il compito della scuola o non semplicemente cercare di produrre umilmente nelle situazioni concrete, diciamo così, seguire una linea di rispetto delle norme. Che diamine di messaggio sulla legalità diamo se boicottiamo i test Invalsi? Diamo un messaggio sbagliato e negativo. Vengo all'ultimo punto, riformare. Ho saltato un sacco di cose, ma perché non la volevo fare lunga. Allora, io penso che riformare vuole dire una cosa del tutto diversa, certamente da quella che intende il governo a proposito della buona scuola, ma da quello che spesso, o forse sempre, si usa in questo paese con questa parola e con questo verbo. Allora, una realtà sociale come quella poi, una realtà umana come quella della scuola, è una cosa complicata, perché è fatta di norme,
che sono troppe, fra l'altro. Ricordo che un bravissimo insegnante di matematica alle superiori di una mia figlia diceva: io ho la prima ora, quando ho la prima ora se ne va via un pezzo di lezione a leggere la circolare che arriva ogni giorno. Ogni giorno ce n'è una. Ci sono quindi norme, troppe, scritte. Poi ci sono norme non scritte, usi, costumi, relazioni più o meno codificate. È una cosa complicata. È una cosa complicata. Cioè, non si può spianare tutto e pensare di planare su una realtà spianata, ci si atterra sopra, no? E si controllano le persone, gli esseri umani, appunto, come fossero burattini. Non a caso le riforme si succedono continuamente, perché non si sa come mai, ma nessuna produce poi gli effetti che doveva produrre. Ma che strano, ma che strano. Vi faccio così un esempio che io nel corso triennale insegno storia del pensiero politico, è una cosa che uso sempre, faccio sempre i miei studenti, perché secondo me fa capire questo punto, che non riguarda appunto solo la scuola, ma riguarda la politica. E è una immagine, un paragone fatto da uno degli autori di uno dei più famosi testi critici della Rivoluzione francese, Edmund Burke, che però più che controrivoluzionario in senso proprio era un liberal conservatore. E Burke paragona nel suo libro Le riflessioni sulla rivoluzione di Francia il giardino all'inglese e il giardino alla francese. Il giardino alla francese era Versailles, ma per noi anche il giardino all'italiana. Il giardino alla francese o all'italiana è un giardino, come sapete benissimo, perfettamente geometrico, in cui le piante sono tagliate così come ci piace che siano tagliate, così come abbiamo programmato sul nostro disegno, no? Il giardino all'inglese non è un giardino che è lasciato crescere, che giardino è? No? Sarebbe una schifezza. No, no, è un giardino invece molto curato, ma è curato in un altro modo. È curato seguendo appunto le pieghe del terreno, le inclinazioni delle piante. Se un albero si sposta da una parte, non lo facciamo come nel giardino del mio condominio a Roma, c'è una bella palla di foglie perfettamente sferica, no? Quindi richiede un intervento anche quello, ma un intervento che parte da come la natura si sviluppa. Ecco, diciamo, sì, io penso che fare delle riforme voglia dire intervenire nella realtà correggendone degli aspetti, ma diciamo così con, se posso usare questo termine, una certa dolcezza, che non vuole dire non cambiare le cose, vuole dire forse cambiarle veramente, perché facendo questo, così come il giardino all'inglese utilizza, diciamo così, la spontanea capacità di crescita delle piante, così sì, si utilizza, il riformismo dovrebbe sapere utilizzare le capacità, le inclinazioni positive che le persone hanno, nessuno ha inclinazioni soltanto negative, no? Invece appunto noi consideriamo che il riformismo è fare sempre delle operazioni di tipo geometrico, in cui tagliamo le foglie, ma se immaginiamo che le foglie siano persone, allora ci rendiamo conto come bisognerebbe usare quell'altro sistema. Cioè, il riformismo è il contrario dell'ingegneria sociale, è il contrario di dire qual è la buona scuola, è la scuola che io ho pensato buona, cioè il modello perfetto di scuola. La buona scuola la devi calare in una realtà che è piena di sovrapposizioni, appunto, a partire da quello che poi ne è diventato il centro. Non è un dato di realtà e di sovrapposizioni di realtà quello che per alcuni decenni, no, si è lasciato che si ingrossasse il problema dei precari? E allora, diciamo, se uno fa la buona scuola, immagino, intesa in quel senso lì, dell'ingegneria sociale, immagino che non ci mette i precari, no? No, fuori di testa, la fa senza precari. Dopodiché c'hai un problema di questo tipo, vuol dire che in quello parti dalla realtà, ma allora devi partire sempre dalla realtà. E non a caso c'è questo sovraccarico anche in questo progetto, appunto, il problema dell'edilizia scolastica, no? Il problema dell'edilizia scolastica mi pare un problema enorme, appunto. Uno si concentra su che cosa vuole fare, comincia a dire: ma quest'anno ci occupiamo dell'edilizia scolastica, oppure ci occupiamo dell'edilizia scolastica e dei precari,
Ma mettere tutto questo dentro il progetto è una cosa che alla fine produrrà, ma già sta producendo, perché poi io non lo so, insomma, quanto sarà, quanto assomiglierà al progetto iniziale quello finale, no? E poi, questo è niente, poi bisognerà vedere quali effetti effettivamente produrrà. Diciamo, nella mia esperienza vedo che insomma, in tanti campi insomma, della nostra vita, appunto, poi le leggi producono effetti, spesso anche effetti paradosso, insomma, no? Il rischio è sempre questo, diciamo così. Quindi all'idea sbagliata di quello, sbagliata secondo me, di quello che vuole dire fare delle riforme, che non vuole dire questa cosa qui, poi non a caso si lega il sovraccarico, no? Diciamo, una volta che faccio una riforma e cambio davvero tutto, dall'edilizia scolastica ai poteri del preside, a tutto, insomma, no? Questo non è riformismo, secondo me. Io mi fermerei qua perché, insomma, l'ora è tarda, sono arrivato tardi, non per colpa mia, ma insomma, però sono arrivato tardi, insomma, quindi mi fermerei per ora qua. Sì, prima di aprire il dibattito, effettivamente farei questa riflessione, proprio dalle ultime parole del professore. Che non so se bisogna dire, forse i tempi non sono ancora maturi per un effettivo cambio di mentalità che naturalmente deve partire dalla classe politica. Io credo che effettivamente appunto per fare una riforma forse prima bisogna chiarirsi, come dire, dal punto di vista metaculturale del linguaggio, cioè che cosa veramente la classe politica, chi ci governa effettivamente, che cosa vuole dalla scuola o cosa vuole che sia la scuola italiana. Forse è necessario questo passaggio prima, chiarirlo, no? Fino in fondo e avere il coraggio effettivamente di farlo, perché altrimenti appunto poi si rischiano. Ho tolto l'ultimo punto. Cosa vogliamo dare? Cosa vogliamo dare? Ma credo che possa essere un buon punto di partenza anche per quanto riguarda il dibattito. Credo che se non c'è la volontà politica, effettivamente noi leggiamo sovente i paragoni, le comparazioni che si fanno con le scuole dell'Europa, del resto dell'Europa e del mondo, sia perché tante volte siamo coinvolti nelle indagini internazionali come quella dell'Ocse Pisa che abbiamo fatto il mese scorso, anzi no, era già questo mese, oppure perché tante associazioni, cito Fondazione Agnelli, la prima che mi viene in mente in questo momento, effettivamente lavorano per una forma di valutazione esterna al come posso dire al sistema scolastico ministeriale italiano. E in questo senso vediamo che laddove effettivamente c'è stato un cambiamento di rotta o già così magari si è partiti, in cui effettivamente i governi hanno dato effettivamente intanto una risposta a che cosa volevano dalla scuola del paese e secondariamente appunto che tipo di scuola volevano, vediamo che in realtà poi il sostegno proprio al welfare da parte delle generazioni che man mano avanzano e quindi poi arrivano all'università è importante, mentre da noi ecco, questo progetto a lungo termine per tanti motivi naturalmente vuoi perché i governi durano sempre anche poco, ma credo che non sia solo per questo, questa forma di pensiero così progettuale importante non c'è. Io aprirei il dibattito.
perché credo che ci siano delle domande che si vogliono rivolgere effettivamente al professore, e naturalmente credo che sia anche una buona occasione per esprimere anche magari delle proprie valutazioni, se è un dibattito è anche un dialogo, e credo che non possa che farci bene. Abbiamo visto che anche per esempio in questo caso il dialogo è veramente mancato da parte di tutti, devo dire, credo che tutti, me ne assumo la piena responsabilità rispetto alla mia persona, un po' da parte di tutti questo è mancato, un po' volontariamente, un po' perché in realtà i modi di chiamata così all'inclusione rispetto a questo tipo di dibattito a me sono sembrati, come posso dire, un po' pletorici, ecco, diciamolo così in modo elegante. Allora, prego. Aldo Cossavella. Il più anziano. Non sono un professore, non ho mai insegnato, per certi versi facevo scuole private dei ragazzi che avevano bisogno di essere avviati a ragioneria o qualcosa tanti anni fa. Però sono stato 42 anni, ho fatto 42 anni libraio e ho letto tanti libri e sono sempre stato a contatto con le scuole, ovviamente. Ho un dubbio, ve lo esterno, magari sollecito il dibattito. Allora, di riforma delle scuole ne ho sentite, ne ho viste, avevo ancora i capelli neri, incominciavano a fare le riforme della scuola. E più andavo avanti, più vedevo delle cose in patente contraddizione una con l'altra. Cioè, mi spiego, una cosa è la didattica. Cosa bisogna insegnare ai ragazzi? Cosa devono imparare i ragazzi? La risultante dello studio per i ragazzi. Dall'altra sono le rivendicazioni sindacali degli insegnanti, che è tutta un'altra cosa. Mentre invece adesso vedo che è un tutt'uno. E non è giusto, perché sono due cose distinte, secondo me. Perché io mi ricordo che quando ho iniziato l'avviamento prima di andare avanti, 15 anni, entrare in ufficio, studiare di notte e avanti, andavamo all'avviamento qui Ivrea, ultimo piano, aula numero 31, portando il pezzo di legno per scaldarci. Ma gli insegnanti insegnavano. Ma come si insegnavano? E infatti insegnavano tanto che quando io mi sono diplomato lavorando, dopo anni, quelli che avevano fatto l'università sapevano meno di me, non sapevano leggere un bilancio. Non è che io fossi più intelligente. Mi avevano obbligato a studiare. Io noto proprio questo, fondamentalmente, che nelle riforme ci dovrebbe essere un taglio netto tra quello che è rivolto agli studenti, allo studio, e quello che è rivolto agli insegnanti perché stiano bene, che abbiano più soldi, che eccetera. Non lo vedo. Non ho niente da aggiungere, mi sembra, diciamo, è da tanto tempo che il problema della scuola, cioè il soggetto della scuola sono gli insegnanti. Perché è successo questo? Non lo so, è colpa di tutti perché colpa degli insegnanti, sì, sarà colpa degli insegnanti, è colpa dell'opinione pubblica che però non ha mandato domande, non ha detto vogliamo che i nostri figli, che si pongano al centro le questioni, appunto, che ha detto lei, cosa si insegna nella scuola. Io per esempio, ma è un'opinione che ormai, cioè, diciamo così, è bizzarra, insomma, no? Io penso che la scuola, dico proprio la cosa più banale di questo mondo, che però appunto, a proposito di che cosa deve insegnare la scuola, io penso che la scuola dovrebbe essere
perché se non è la scuola non ne esistono altri nel mondo, diciamo, uno degli ultimi luoghi è forse in cui si può, per esempio, imparare a scrivere. Dice, vabbè, ma certo che lo fa. No, io faccio una prova scritta agli studenti della Triennale, non sanno scrivere, non sanno costruire una argomentazione elementare, pensano che ormai loro trovano tutto, diciamo, in rete, sia una specie di Bengodi per cui metti la mano dentro e tiri fuori qualche cosa. Allora, figuriamoci, insomma, credo che la maggioranza delle nostre scuole non abbiano adeguate reti di copertura internet, quindi figuriamoci se non ce la devono avere. Ma diciamo, tutta questa enfasi su le lavagne, tutte queste cose elettroniche eccetera, mi sembra assurdo che lo faccia la scuola, perché se la scuola non spiega ancora questo, non salva, no, questa capacità, cioè fra un po' la perderemo. Ma, ho letto qualche mese fa di un progetto pilota, scusate se rido, ma per la scrittura del corsivo, che è stato fatto in alcune scuole elementari di Roma e del Lazio, sono state prese le quarte e le quinte e i bambini dovevano ogni giorno scrivere un rigo. Poi questo veniva analizzato dal punto di vista della grafia, del contenuto, eccetera. Perché hanno fatto questo? Cioè, perché è una abilità che si sta perdendo. Allora, c'è l'idea appunto che invece sempre più rapidamente noi dobbiamo fare questo, insomma, no? Ora, io, avendo fatto le elementari, quando appunto c'erano quei banchi con il buco per il calamaio, quando finiva appunto l'inchiostro veniva il bidello, allora poi ho qui nel mio zainetto l'iPad, però appunto uso la macchina, sì, la macchina, la penna stilografica, ma io ho questa perché ho visto tutti i vari strumenti, diciamo così, le nuove generazioni che ormai tendono appunto a scrivere con il dito, perché neanche più sui tasti, ma appunto con degli strumenti touchscreen. Queste cose non le sanno fare, la scuola non si occupa. Io sento solo i ministri che parlano della scuola digitale, cioè, mi sembra assurdo, però appunto cioè, non, penso che sembra assurdo anche a me, perché diciamo sull'aereo un signore mi ha chiesto appunto di prestargli il giornale, diciamo così, perché non si vede più nessuno maneggiare la lettura. Dice sì, ma naturalmente, ma certo, figuriamoci, uno si può abbonare a un giornale sul proprio dispositivo elettronico, però poi non lo fa, diciamo così. La scuola non è più questo, insomma, no? non è il luogo dove... Io penso anche che si dovrebbero... Scusi, a me... Non è per non, su quello che ha detto lei io sono d'accordissimo, mi faceva venire in mente, visto che lei diceva il problema di cosa si insegna nella scuola è una questione, poi il problema degli insegnanti, figuriamoci, è questione, diciamo, importantissima, che riguarda chi lavora nella scuola. Io penso che si dovrebbe anche insegnare, sarà la mia, di meno, stare meno ore a scuola, diciamo. Io quando ho fatto il liceo mi ricordo, pure le ore erano sempre quelle, diciamo, forse duravano 50 minuti, non ricordo, certo non duravano mezz'ora. E oggi ci si sta molto di più, si studiano troppe cose, secondo me, perché si mettono sempre nuove materie, e con la conseguenza che alcune cose essenziali che secondo me dovrebbe insegnare la scuola si rischia di caricare e soffocare i giovani sotto questa mole di sapere presunto, perché poi semplicemente appunto si scansano e quindi riescono a non essere schiacciati. Altra cosa che dal mio punto di vista, così, di chi vede all'università arrivare gli studenti, ma penso ne abbiate tutti nelle scuole per eccezione, ed è strettamente legato alla digitalizzazione dell'esperienza che ormai abbiamo, è che non c'è più, ma non voglio dire una percezione del passato, dei secoli, ma cioè, se uno studente all'università confonde il 700 e l'800,
alla fine dell'Ottocento, e dico, ma scusi, cioè, mi può fare un'altra domanda? Dico, scusi, ma che domanda vuole che le faccia? Cioè, lei, e diceva, ma lei per una domanda, cioè cosa avrò detto mai? Dico, come cosa ho detto mai? Dico, lei mi ha messo alla fine dell'Ottocento Napoleone I, ma si rende conto? No, non si rende conto, ma adesso non voglio, ci stanno pure gli studenti che studiano e quelli che non studiano, ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Però diciamo così, una cosa che la scuola sicuramente mi ha insegnato, ma a me come a tutti i miei coetanei, e il mondo non insegna più, e non so se la scuola sia in grado di intervenire per arginare questo, era per esempio che insomma, esistono delle differenze macroscopiche nelle manifestazioni, per esempio, della civiltà italiana e della cultura italiana da un secolo all'altro. Non si può confondere un affresco del 300 con uno del 500, no? Invece per i miei studenti è tutto uguale. Cioè, vivono in un presente dilatato, passato dilatato, insomma, non hanno più la percezione, cioè, vivono in un'assoluta orizzontalità. Ma questo è il mondo in cui vivono, non è un problema solo loro. Però mi chiedo, questo non è inzeppandoli di materie, e non è neanche dicendo, no, ci deve essere anche la storia dell'arte, allora la storia dell'arte che si leva, poi ci sono le proteste, si mette, la geografia si leva, si mette. Non è precisamente questo, creando nuove materie, perché poi naturalmente sì, appunto c'è anche il problema degli insegnanti, e questo c'è nelle scuole come c'è all'università, dice, no, la mia materia deve stare lì, il mio esame deve essere obbligatorio all'università, se no mi offendo. E allora se è obbligatorio il tuo, aggiungiamo sempre, no? Io sarei per invece andare all'essenziale, insegnare forse anche meno cose. Ma appunto, nel momento in cui la scuola è diventata, ormai da molti anni, non sappiamo esattamente in quale anno, ma da molti anni, il problema della scuola è diventato il problema degli insegnanti, non è né bene né male. Cioè, no, è male, voglio dire, non è una responsabilità collettiva, è stata anzitutto una responsabilità dei governi. Vabbè, mi fermo qui perché poi sarò d'accordo con quello che ha detto lei. Ma, condivido appieno tante delle cose che ha detto. Riguardo al fatto degli studenti che arrivano che non sanno scrivere, è vero, ma la colpa a chi la vogliamo dare? Io la do agli insegnanti. Ma gli insegnanti dove? A livello già da scuola elementare. Io sono un medico. E quindi vedo dei colleghi scrivere in maniera beduina. Scuole elementari perché non si fa più l'analisi logica, non si fa più l'analisi grammaticale, poi quando si arriva al liceo partiamo con rose rose fin dal primo giorno. Ma se non sanno l'analisi logica, come possono tradurre il latino? Punto interrogativo. Il fatto poi... Bene, ma c'è anche di fatto un'altra cosa. Non ci dimentichiamo che oramai tutte le facoltà sono aperte a tutti. Un tempo per determinate facoltà ci si poteva iscrivere solo chi aveva fatto il liceo classico e il liceo scientifico. E questo è un altro punto su cui si potrebbe discutere, senza nulla togliere agli altri, ma è proprio una questione di cultura umanistica. Non è un caso che oggi come oggi si pensi o si senta la necessità di istituire comitati di bioetica, ma un tempo quando il medico aveva fatto il liceo classico, il liceo scientifico, dei comitati di bioetica, non se ne sentiva la necessità. E questo è un altro punto. Poi, per quanto riguarda la valutazione, ma credo che abbia le sue radici, le sue fondamenta nel fatto che l'insegnante, entrando in classe, chiude la porta ed è lui. Gli unici che possono in un qualche modo valutarlo sono gli studenti. Se invece ci fosse un altro tipo di approccio, e questo ha consentito negli anni che cosa? Io sono io, punto. Oggi per carità c'è tutta una nuova visione, non discuto. Però questo era l'approccio ed è stato un approccio che è durato per anni.
cioè il fatto di non essere giustificato. Però questo ha portato anche ad un altro fatto: se sbaglia il medico, noi l'errore lo mettiamo su e si chiede il risarcimento d'arte. Ma se sbaglia un insegnante, non ne frega, scusando il termine per frega, ma ne rovina 30 alla volta, e in un anno ne ha rovinati sia 3-4 classi, 90-120, ma i risultati si vedranno dopo, quindi è molto più deleterio. Allora sia la valutazione, ma troviamo un modo diverso, cioè un modo per farla veramente la valutazione. Sentivo prima dire rivolgersi a strutture, ad altre strutture, a delle aziende fuori, esterne. Bene, questo è successo per esempio in ambito sanitario con la nomina dei direttori generali. La prima cernita, come l'hanno fatta? Tutti quelli che non hanno avuto esperienze al di sotto dei 20 milioni di euro da gestire, parlo, sono tagliati fuori. Quindi la 360 non era una cosa che mi riguardava, ma è una cosa che ho guardato. Quindi bisogna vedere poi queste aziende come valutano. Altro errore fondamentale è il fatto che nei posti, e parlo a livello di governo, sovente tecnici non capiscono nulla. Se si parla di sanità, ci deve essere il medico che ha messo le mani dentro la polvere e se l'è sporcata. E se si parla di scuola, ci devono essere gli insegnanti che si sono sporcate le mani. Solo così forse si potrà fare qualcosa di serio e di fattivo. Grazie e chiedo scusa per l'intervento. Buonasera. No, sarò breve, volevo dire un paio di cose. Uno è che trovo molto giusto che troverai molto giusto davvero parlare di cosa insegnare. Io faccio l'insegnante per chi non mi conoscesse, cosa insegnare, come insegnare, più che delle sovrastrutture. Cosa che non facciamo da anni, cioè discutere, ma neanche il ma neanche all'interno delle scuole discutiamo su cosa insegnare e come insegnare, no? Ormai almeno noi collegi docenti sono molto, molto assettici, molto burocratici. Quindi non mi parlerò con il microfono. Ma forse è scarico. Vabbè, non fa niente. Voglio dire questo però. Io sono d'accordo che ci siano insegnanti che non sanno, sono d'accordo che ci siano insegnanti che non sanno insegnare, lo sappiamo tutti, no? Forse mi viene da dire che la valutazione andrebbe. No, ma proprio il microfono, scusate, non sono io, che la valutazione andrebbe fatta molto, credo, piuttosto che dopo, e cioè. È difficile valutare, e questo io volevo chiedere cosa intendeva lei quando diceva valutare gli insegnanti, ma mi chiedo io come. E vorrei dire due cose. Uno è che credo che se dobbiamo essere valutati di nuovo, perché siamo stati tutti valutati quando abbiamo fatto il concorso, abbiamo fatto l'anno di prova, eccetera, eccetera. Ma se dobbiamo essere valutati, quale darsi che sia così? Io preferirei essere valutato da un esterno piuttosto che da un preside che già adesso, scusi, il preside, io non so lei come sia nella sua scuola, ma già adesso i presidi delle scuole hanno la propria corte e la piaggeria è molto molto diffusa negli istituti, perché già adesso insomma ci sono i funzioni strumentali, ci sono i collaboratori del preside e naturalmente sono pochi presidi che hanno il contraddittorio, che amano la critica, più che altro, insomma, piace a tutti, piace ai presidi. Avere attorno persone che generalmente fanno sì con la testa. Mi ho dimenticato prima di dire una cosa per quanto riguarda la
di materie. Io quest'anno ho iniziato a insegnare alle scuole superiori in un istituto tecnico. Effettivamente le materie sono tantissime e ogni ministro che arriva aggiunge la sua, no? Perché arriva la carrozza e mette geografia. Però c'era già scienze della terra, c'è anche biologia, poi c'è diritto, ma c'è anche economia e diritto. C'è veramente, lì ci sarebbe da fare un bel lavoro, ma per questo bisogna ripensare la scuola. Quindi lo sono messo tutto insieme. Ripensare la scuola da una parte, questo dovrebbe essere il principio, l'inizio, è valutare, essere valutati. Guardate, noi non abbiamo paura della valutazione, perché insomma io parlo per noi, per i miei colleghi, che sono secondo me validissimi tutti quelli che conosco io, insomma. Non abbiamo paura della valutazione. Credo però che penso che un esterno ce lo dovrebbe meglio. E poi dico, ma quante volte devono essere valutate nella vita? Ancora. Fine. La valutazione sì, ma non lo sapevamo. Noi veniamo valutati ogni 3 anni come dirigente. Ogni 3 anni siamo sottoposti a valutazione. Ma perché non sono gli insegnanti che la commissione per te? C'è la commissione che si riunisce ogni 3 anni siamo sottoposti a valutazione. Io non ho mai fatto l'insegnante, ma fortunatamente ho fatto presidente, l'ho fatto tanti anni fa e della scuola ho un splendido ricordo. Forse anche perché è legato alla giovinezza, quindi c'è una ragione specifica, ma non solo per me. Vorrei aggiungere una nota, se possibile, di pessimismo a quello che è stato detto, cioè la crisi della scuola. E secondo me lo specchio o un momento o un episodio di una crisi molto più generale che investe complessivamente il patto sociale che fa di noi una nazione, uno Stato. Cioè tutte le istituzioni da noi sono in crisi e in tutte le istituzioni e la cosiddetta riforma di queste istituzioni in crisi viene affrontata con spirito gordiano dalla modifica della Costituzione fatta da 4 super intellettuali raccolti anni fa in Valsugana, in Polenta, oppure anche la riforma della Costituzione fatta a colpi di maggioranza in una di plenilunio. Noi abbiamo fatto una carta costituzionale, noi, i nostri padri hanno fatto una carta costituzionale radunando le eccellenze del paese e facendomi lavorare a pensare a che tipo di Stato si voleva costruire. Oggi questa scuola a che cosa deve essere funzionale? Deve essere funzionale al mercato del lavoro? E allora facciamo la scuola funzionale al mercato del lavoro, insegniamo a chi dovrà andare a dormire come si fa a dormire, a chi dovrà andare in call center, come si fa a andare in call center, e quindi deve essere una scuola che insegna a pensare, cioè sapere organizzare una scuola in cui i meccanismi di insegnamento, rapporto tra docente e studente, portino lo studente a formarsi una capacità critica di elaborare il pensiero. Ma allora c'è il rischio che venga fuori una scuola non funzionale al sistema, magari capace di esprimere critica al sistema, magari non così direttamente fruibile dei suoi prodotti dal sistema, e allora non va bene. Ma dov'è questo disegno? Qual è il prodotto culturale che non chiediamo alla scuola? Questo, secondo me, è in parte non detto, ma in parte anche esplicito. Quando si parla di selezione, di merito, di valutazione, sono tutti termini che, così, da un punto di vista astratto, generico, possono andare bene. Io mi ricordo un'esperienza, non ho mai fatto un insegnante, ho fatto il mio percorso di lavoro in aziende anche di successo. E mi ricordo perfettamente che c'era nel management, la capacità automatica di sapere, di capire,
chi andava premiato, di cosa ha fatto il naturale discorso di cordate, di amicizia, di favorevole, difficilmente eliminato. Quando le aziende andavano bene non c'era bisogno di altro, no? Di questa opinione pubblica diffusa. Quando cominciavano a andare male ci hanno messo in una ventina di persone rappresentative dei vari settori a studiare il modo oggettivo di valutare la prestazione dei dirigenti, dei quadri e così via. Naturalmente una cosa assurda, perché soprattutto fatta con delle domande, dei quiz, dei test, che possono raccontare le conoscenze, le informazioni di cui uno dispone, certamente possono raccontare la sua storia, i suoi vissuti, le sue capacità di interagire e così via. Concludo dicendo questo, la scuola è lo specchio del male del paese. Ben difficilmente chi gestisce il paese con una certa ideologia, che è quella prevalente, quella che è il pensiero unico, una certa ideologia, ammettendo con una certa insofferenza critica e contrapposizione, ricercando però anche la legge elettorale, premia non la rappresentatività, ma premia la governabilità, cioè premia l'assoluta l'efficienza, non l'efficacia della produzione dell'azione di governo. Quindi è tutto, siamo tutti orientati in quella direzione. Anche la scuola dovrà fare i conti con questo principio, dovrà rassegnarsi ad essere sempre più funzionale al sistema, definire purtroppo la sua funzione di ascensore sociale e di avere sempre meno capacità di formare pensiero critico e autonomamente lavorativo e formare sempre di più ragazzi capaci di adattarsi e di sopportare il sistema che offrirà loro sempre più posti precari e di basso livello. Scusate lo sfogo, ma credo che sia facciamo ancora un intervento. Pronto. Simulatori, fuggitori di pericoli,
cubi di guadagno, e mentre fai loro bene sono tutti tua. Offeranti il sangue, la roba, la vita, i figlioli quando il bisogno è lontano, ma quando ti si appressa e si rivoltano. Purtroppo questa è la realtà, millenni di storia, Carducci dice da quando Roma più non trionfa, venne il Galileo di Rossecchione, ahimè, in 2000 anni non abbiamo fatto progressi su questo versante. Secondo me è quello al quale dovremmo invece fare più. Non ne ho bisogno, grazie. Penso che adesso è qui. Voglio metterla sull'allegro, tanto per sollevare anche gli spiriti. Immaginiamo un bel pronto soccorso pieno di gente, codice rosso, codice giallo, codice azzurro, eccetera. Benissimo. Io identifico questi ammalati con le varie scuole dell'Italia. Se non si parlava di scuola ideale, omogenea, come se tutta l'Italia avesse le medesime tipi di scuole con la medesima efficienza. In questo pronto soccorso c'è il primario, no? che è Renzi, e poi c'è l'infermiera che è la ministra. Immaginiamo che la ministra arrivi e indistintamente dal colore dei suoi degli astanti propini la medesima medicina. È un po' da presupporre aspettare che i risultati siano positivi. Quindi, al di là di tutte le osservazioni che ho sentito, che mi hanno insegnato, perché non sono pratico in materia, devo ammettere che esiste in Italia una forte sperequazione di efficienze scolastiche. Ho lavorato 14 mesi ai piedi di Enna, a Valguarniera, Carlo Pippi, come lo chiama, e nell'università vicina uscivano tutti con la certificazione secondaria. Allora io dico, è un po' da presuntuosi cercare di valutare i professori in più e in meno. Sarebbe già molto significativo e molto efficace togliere le scarpe, quelli che non valgono. Allora in termini pratici come si può fare? Si farebbe proprio già una bella lavatura. In termini pratici si dovrebbe mandare le commissioni d'esame di una regione in un'altra e viceversa. E i risultati dell'esame sono i più idonei a giustificare il livello di istruzione e di efficienza degli insegnanti e il livello della scuola. Abbiate pazienza, sono ignorante in materia, però ho uno spirito abbastanza pratico. Quando ancora ha fatto la riforma Giannini,
ce n'era ancora di più di gente che discuteva e che... Ma adesso, con questa riforma, non c'è più nessuno. Guardiamoci intorno. No, scusa, però nessuno lo sapeva. Dibattito, veramente c'è una cosa. No, ma lo senti anche, lo senti proprio come in generale, come partecipazione al dibattito. Ci sono i cortei, però. Cioè, abbiamo assolutamente. Sì, ci sono i cortei degli insegnanti che giustamente si ribellano contro alcuni punti di questa legge, di questa riforma. Sono poi tutto sommato sempre gli stessi sui quali dibattono. Però mancano gli studenti, perché non ci sono più nessuno studente che ne parla, perché non se ne sentono più toccati, non ci sono i genitori, non c'è più un dibattito vero sulla scuola, fra le varie componenti della scuola. Perché probabilmente, non so, ci siamo un po' disaffezionati, o abbiamo altri problemi, o non so bene. Allora, la valutazione, è stato detto, è molto difficile fare la valutazione degli insegnanti. La colpa di questo andamento è la colpa degli insegnanti. Io ce l'ho avuto con gli insegnanti, con alcuni insegnanti, però riconosciamo una cosa, che la realtà con la quale si trovano a dover combattere è una realtà che è estremamente, che si è nel tempo estremamente complicata. Quando il professore l'altro giorno prima parlava di inclusione, cioè il dibattito sull'inclusione nella scuola ha coinvolto marea di pedagoghi nel tempo, non solo di insegnanti, ma di insegnanti che si sono dovuti formare su temi sui quali non erano formati, perché i nostri insegnanti, si sono anche quelli un po' più anziani, si sono formati su una scuola che non gli ha insegnato di psicologia, non gli ha insegnato di pedagogia, non gli ha insegnato di didattica, che gliela cambiata ogni più. In più hanno dovuto formarsi su una realtà che si è immensamente complicata, con dei ragazzi che hanno degli input. La società si è digitalizzata, sarà bene, sarà male, ma è digitalizzata. Quei ragazzi lì entrano a scuola e hanno quello in mano, e quindi loro devono insegnargli a scrivere, devono insegnargli a leggere, devono insegnargli a parlare, e devono insegnargli a parlare, a leggere. Quando escono di lì, vanno a casa e non hanno la pila di libri, e non c'è niente da fare, non ce l'hanno la pila di libri, magari hanno gli audiolibri, magari hanno i libri, l'ebook, hanno l'ebook. E che ci dobbiamo fare? Hanno il telefonino sul quale scrivono con i linguaggi loro. Gli insegnanti si trovano a dover formare una generazione, che sarà la generazione, chissà quando, perché poi bisognerebbe poi andare a parlare di quello, no? Dovranno formare la degenerazione che sarà la prossima generazione dei nostri dirigenti, ma che hanno una varietà di esigenze, di capacità, di formazione, per cui si sono trovati a dover parlare di inclusione. Inclusione vuol dire di lavoro individualizzato. Ma voi vi rendete conto? Un insegnante che si trova, uno che è un primo della classe che gli perché quello è il problema, detto semplicisticamente, uno che è un primo della classe che gli riesce di tutto e di più e che si annoia, e che c'è magari anche la famiglia, che quando gli va a parlare all'insegnante gli dice: no, non so, possibile, ma mio figlio si annoia qui, com'è la storia? Ma io, possiamo andare un po' più avanti. E l'altro che dice, e l'insegnante l'altro che dice, e sì, io c'ho anche quello che c'ha la quarta, e che viaggia in maniera un po' diversa. C'ho il disabile, c'ho lo straniero, c'ho il disabile.
dislessico, per tutti questi io insegnante devo, con la mia formazione, con le mie capacità, con delle leggi che devo affrontare questa varietà di popolazione e apprestare la mia didattica. Poi su quella base di quelle cose che io riesco a predisporre devo essere valutato. Io sono d'accordo con l'insegnante che ha parlato prima, forse sarebbe meglio che la valutazione la si facesse all'inizio, è più corretto. E un'altra cosa che mi caro, non portiamo il discorso aziendale nella scuola, come abbiamo fatto anche nella sanità, come abbiamo fatto. Cioè, è un'altra roba, è un altro mondo, è un altro mondo, è un altro mondo. Noi non possiamo valutare l'insegnante come valutare come un dirigente d'azienda. Mi dispiace, non si può, non è quello. Dobbiamo dibattere su come valutarlo al meglio e quando valutarlo, ma non portiamo il modello aziendale nelle scuole, perché è un obbrobrio. Dico un'ultima cosa, solo un'ultima cosa. Abbiamo un altro problema. Questi ragazzi che, professore, questi ragazzi che arrivano all'università, arrivano all'università, non sapranno scrivere, ma questi ragazzi sono assolutamente demotivati, completamente demotivati, completamente su ogni piano, perché non hanno alcuna prospettiva e tutto il mondo circostante è impegnato in questo con l'obiettivo di demotivarli, di allontanarli la facoltà di lavoro, l'inserimento nel mondo lavorativo. Li facciamo il test ingresso all'università, li bocciamo, li costringiamo a farne altri 5 per passare l'anno e ritrovare il test l'altro giorno, di materie che non me ne può fregare di meno. Poi riescono, forse se riescono dopo 3 anni, se hanno una famiglia che gli paga test ingresso e gli piani universitari durante da parte di fuori, ma poi entrano all'università e finiscono dopo 6 anni di università, di specializzazione, di scuola di specializzazione, di percorsi di tirocinio, di cose di questo, forse riescono ad entrare nel mondo del lavoro. Cioè, questo non è un mondo che vede, ragazzi, questo è un mondo che ti uccide. Sì, io sono state dette tante cose diverse. Se. Allora, però credo che sia tornato, in molte, anche nell'intervento ultimo, che aveva molto il carattere dello sfogo, ma io non ho mai detto che tutti gli studenti sono uno sfascio. Io dico però che, diciamo così, invece è un disastro una scuola che non riesce, perché la differenza tra gli studenti che c'è prima c'è dopo, che non riesce a aiutare gli studenti che ne hanno bisogno a colmare questa differenza. E diceva i test ingresso, credo che questo paese abbia un problema con la valutazione. Vedi, i test ingresso sono questi, cioè i test di medicina sono assurdi, sono folli, sono fatti per mandare poi, adesso non so come da ultimo si è fatto il test nazionale, ma insomma, noi abbiamo in questo paese un problema con la valutazione. Si è detto l'insegnante che prima ha detto, noi dobbiamo essere, siamo già, non basta una volta nella vita, certamente no, perché deve bastare una volta nella vita? È un paese che drammatizza la valutazione, appunto se io ti valuto ti punisco, dov'è il problema? Un insegnante che fa il suo lavoro con impegno, perché ha un problema con la valutazione, scusate, una volta nella vita e quando mai, perché?
non tutti i giorni, francamente, e non per avere l'aumento di stipendio, così mi metti contro il mio collega perché lui ha avuto 50 euro lordi in più. Ma no, io non vedo un problema. Certo, quelle cose sulla piaggeria, sulla corte che hanno attorno i presidi, certo, quello è appunto il problema, per cui io penso che allargare e deresponsabilizzando i presidi, no? Questa, nell'ultima versione, sia peggio, rimedio peggiore del male. Meglio gli esterni, sì, ma diciamo, gli esterni chi sono? Sono gli ispettori che ormai praticamente non esistono più, sono stati molto incrementati, nel senso che credo che però il numero era così ridicolo che adesso non so in valore assoluto quanto sia, ma sono sempre... Però anche lì io non ho la soluzione della valutazione. So però che se capita, e ripeto, qui parlo come, così, con l'esperienza che ho avuto negli ultimi anni come genitore, insomma, di fronte a un insegnante che chiaramente no, o non sa fare il suo lavoro, oppure non lo vuol fare perché in realtà fa un'altra cosa, è appassionato di altre cose, eccetera, si va a parlare con il preside, che poi bisogna chiamarlo dirigente scolastico, perché insomma, queste sono le vere riforme, no? Poi tutti continuano giustamente a chiamarlo preside, e dice, ma io non posso fare nulla. Allora, per esempio, io non penso, ovvio che debbano essere il giudizio dei genitori, Dio ce ne scampi e liberi in molti casi, no? A valutare, a determinare la carriera degli insegnanti, però se ci sono, diciamo, informazioni, giudizi, proteste convergenti dei genitori nei confronti di un insegnante, non si può fare nulla. Nella migliore delle ipotesi, forse gli si può far capire che è meglio che chieda il trasferimento. Questo quindi vada a fare danni da un'altra parte. Questo è il massimo, questo che ci dà la scuola italiana, ma è un prodotto della società italiana in termini di valutazione. Cioè, non siamo neanche in grado di valutare e quindi impedire che nuociano persone qui. C'è un consenso in una scuola, in quell'ambiente, i genitori della classe, gli studenti, tutti, i dirigenti scolastici, i colleghi, cioè, sì, lo so, è così, lo so, tutti sanno tutto, ma quella persona non si può allontanare. Beh, per esempio, ecco, io appunto a proposito del fare le riforme intervenendo sulla realtà come è concretamente, avrei fatto su questo punto, cioè, fossi stato, ma non sono, Presidente del Consiglio, una riforma su questo. Avrei cominciato da un punto, questo, cioè cominciare a risolvere il problema dei cattivi insegnanti, no? Allora, in alcuni degli interventi è ritornata un'immagine di una scuola che da tanto tempo non è più, forse era ancora la scuola quando l'ho fatta io, cioè una scuola diciamo che aveva una sua fisionomia, che aveva, questo nel medico che è intervenuto prima, mi pare, no? C'è una scuola di elite che aveva una sua fisionomia forte, appunto, di elite, ma questo da tempo non è più così, ecco, rendiamoci conto. Cioè, appunto, il problema della scuola è che adesso, da molti anni, si trova ad avere dentro persone che vengono da situazioni molto diverse. Questo è appunto il problema che dicevo dall'inizio, cioè che la scuola credo che non riesca a intervenire su questo, che è molto grave perché poi alla fine in qualche modo le certe famiglie hanno comunque le risorse personali dei genitori, risorse spesso economiche se si tratta di fare insegnare una lingua. Insomma, le mie figlie hanno avuto degli insegnanti in inglese che non sapevano l'inglese, non lo dobbiamo valutare, va bene, non lo valutiamo. Buona fortuna a questo paese. Non sapevano l'inglese perché a un certo punto c'è stata la solita leggina che ha stabilito che se in quella classe di concorso, come accidenti era la norma, tu non avevi da insegnare, potevi fare un esamino finto e finivi in quell'altra classe di concorso. E naturalmente mettevi 9 a tutti perché non volevi che nessuno sollevasse il problema. A proposito sempre di valutare, come valuta generosamente quell'insegnante? Che era una persona, poi una brava persona che lavorava anche lei, cioè non si era fatta la legge su misura, qualcuno aveva fatto questa legge. Così come qualcuno, sempre a proposito di valutare, per carità, no, se valutiamo discriminiamo, qualcuno citava prima la famosa, me la ricordo, insomma, apertura che è sembrato un fatto tanto democratico di tutte le facoltà universitarie a tutti, no?
Poi appunto non voglio dire che fosse meglio che si potesse mantenere il principio che chi aveva fatto il liceo, chissà perché, doveva potersi iscrivere automaticamente a ingegneria, ma non vedo proprio perché. Però, diciamo, si poteva forse stabilire qualche filtro di conoscenze minimamente, no? Di base. Ma appunto questo paese ha questo problema. Alla fine tante di quelle cose, un po' le cose che ho detto io, ma anche le cose che ho sentito, torniamo sempre lì, che noi non siamo in grado di valutare. Ci sembra che sia discriminare, ci sembra che sia non aiutare le persone. Allora, appunto, però una scuola che non valuta, che scuola è? Appunto io non ho la soluzione e mi avvio veramente a concludere, l'ora è tarda. Però diciamo, ho sentito giorni fa, quando c'era appunto le polemiche, l'approvazione, la battaglia parlamentare sulla legge, la ministra Boschi che ha detto: non ci possiamo fermare. Come non ti puoi fermare? Nella scuola lavorano 1 milione di persone, fra docenti e non docenti, che sono interessati della riforma. Ci sono così alcuni milioni, insomma, di giovani, e il problema è che non ci possiamo fermare. È portare a casa il risultato, dire abbiamo fatto la riforma. Questo è il modo in cui questo governo, ma ormai da tempo tutti i governi, affronta queste questioni. Le affronta perché noi tutti le lasciamo affrontare. Cioè, poi alla fine, diciamo, ognuno c'ha, ogni paese ha i governanti che si merita, insomma, noi ci meritiamo questi, insomma. E quindi un'ultimissima cosa che mi era appuntato fra le tante che mi hanno suggerito i vostri interventi, sempre a proposito di valutazione, c'era qualcuno che ha fatto così un intervento molto sentito e molto pessimista, lei sì, come si dice, pessimista subito, no ma io guardi penso che, insomma, il pessimista è un ottimista ben informato, insomma il mondo, come diceva la signora, che i nostri figli e le nostre figlie si troveranno di fronte, sarà un mondo difficile, un mondo che assiste alla perdita di ruolo dell'Europa, dell'Occidente, alla Cina come prima potenza economica e non solo economica, figuriamoci, insomma, mondo complicatissimo. Però rispetto a quanto è cambiato il paese, rispetto alla scuola, ecco, a un tempo, appunto, quando andavo a scuola io, se riportavo un brutto voto, se fossi stato bocciato, insomma, un po' se la sarebbero presa con me i miei genitori. Oggi può accadere. Non sono solo casi limite, o sono casi limite forse che però indicano un clima che si vada a protestare con l'insegnante, si vada a protestare con il preside, oppure si ricorre al TAR. Si ricorre al TAR. Cioè, quando, questo è d'accordo un caso limite, ma indica la spinta che viene anche dalla società. Poi noi stiamo qui parlando come bisognerebbe valutare gli insegnanti, come bisognerebbe non valutarli, ma poi la spinta che viene dalla società è di questo tipo, diciamo così, non c'è vero interesse, quindi poi alla fine tutto si tiene, insomma, la riforma sulla buona scuola ha avuto il centro, il problema dell'assunzione di un cospicuo numero di insegnanti, e di questo si è occupato il paese, di questo si è discusso e non d'altro. Vabbè, insomma, ne prendiamo atto, cerchiamo di non diventare per questo troppo pessimisti e andiamo avanti lo stesso, che dobbiamo fare. Grazie.